Officine Mediterranee, con un progetto interregionale, sta contribuendo all'approvvigionamento di dispositivi di protezione personale nell'ambito dell'emergenza Covid-19 in Basilicata. Quest'oggi a Potenza una distribuzione importante, il 118 Basilicata e poi presso il Dipartimento dove c'è la Task Force regionale. Sì, oggi abbiamo completato le consegne dei 500 scudi per il 118 Basilicata, lieti di aver fatto un gesto solidale per gli operatori e ad oggi siamo pronti anche per la consegna delle maschere e della modifica dei raccordi, degli adattatori per delle maschere Decathlon per trasformarle in dispositivi di protezione individuale, ovviamente in via sperimentale, adattandoli con dei filtri HME. Quindi ad altissimo potere filtrante. Ovviamente non è un materiale certificato, ma per questa emergenza potrebbe essere molto utile per chi combatte in prima linea. Siamo attivi da oltre 7 anni in tutta la Basilicata e in tutta Italia, una community diciamo diffusa ormai in tutto il mondo. Noi ci siamo attivati quando la Fab Foundation e Neil Garshfield ci hanno invitati all'azione, quindi hanno detto che noi siamo il piano C, quindi lì dove il governo non è riuscito a fornire adeguate strumentazioni per combattere l'emergenza e lì dove nemmeno le guide d'aiuto del personale hanno portato a una soluzione al reperimento di materiale utile, lì interveniamo noi con le nostre competenze e con le nostre risorse. Quanti dispositivi state producendo? Noi ad oggi come collettivo ormai contiamo numeri in continua crescita, makers di tutto il sud Italia si stanno unendo alla nostra causa e ad oggi siamo più di 70-80 persone, non riesco a contarle, tra chi si occupa del lato di comunicazione, chi di coordinamento e chi effettivamente stampa, assembla e gestisce tutta la parte logistica in collaborazione con la protezione civile. Abbiamo ad oggi consegnato oltre i 500 scudi per il 118, 75 scudi per l'ordine dei fisioterapisti e più altri 20 scudi, insomma siamo ad oltre 650 dispositivi rilasciati e non abbiamo intenzione di fermarci fino a quando ci sarà richiesto e fino a quando saremo utili a questa causa per il contrasto del Covid-19. Sul web ci trovate all'associazione SISCRAC, al Fab Lab, dalla pagina Facebook SISCRAC Giuseppe Porsia e dalla pagina del progetto Officine Mediterranee, su cui diciamo, abbiamo anche attivato sul sito siscrac.org una campagna di raccolta fondi per permetterci di continuare ad aiutare le persone che hanno bisogno e che devono essere protette e tutelate. Ringraziamo Officine Mediterranee che insieme a tanti altri, ma sicuramente vedere questi giovani che si stanno così prodigando e ci stanno dando veramente una mano innanzitutto col cuore e con la passione. Grazie ancora.